ma vuoi piantarla? Smettila, basta, finiscila! Che cos'è questo fracasso? Che diavolo ci fai con quella roba? Ho un altro lavoro, vendo nuovi articoli di alluminio. Che cosa? Vendo nuovi articoli di alluminio. Che tipo di alluminio? C'è un solo alluminio. Da quando in qua sei un esperto? Da ora. Ah, smettila. E perché lo fai? Ecco, 20 anni vendo pentole e tegami, è diventata una moda. Giro per le case della gente a vendere pentole e tegami, ma prima preparo una cenetta e dimostro quanto valgono. E questa sera andrò a cucinare una cena dal signor Filz nel suo appartamento con tutti i miei tegami, perciò sei invitato anche tu con altri miei amici. Ma ti ha dato il permesso il signor Filz? Certo che ha avuto il permesso del signor Filz. Davvero? Allora, Jenny, preparati a vederne delle belle, perché stasera conduco io il gioco. Yahoo! Oh, guarda che ladrone. Oh. Ah, ciao, Bacicalu. Salve, Bacicalu. Che piacere rivederla, signor Gianni. Ma cosa si è messo a fare? Il rigattiere? No, non fa il rigattiere. Pinotto vuol fare una dimostrazione con questi utensili. Deve preparare una gran cena a casa del signor Pinotto. Sì, e sono lieto di invitare anche te. Cucinerò con queste pentole. Se ti piaceranno, le potrai comprare. Sicuro. E che cosa cucinerà? Un occa favolosa, con contorno di tante verdure. Con tante verdure? E allora perché non le compri qui da lui? Potrebbe diventare un tuo cliente. Questa è un'idea che mi piace. Complimenti, ha fatto un'ottima scelta. Vuole un mazzo di prezzemolo? No, non mi serve. Ehi, ma che cos'è? Un bananone? No, che banana, è una zucca. Oh, andiamo, è pure stonato. D'accordo, d'accordo. Non sprema così la frutta. Se proprio vuol farlo, provi a spremere la noce di cocco. Accidenti, ci è riuscito. Scusa, non volevo. Me l'ha spermuta in faccia. Mi dispiace, non l'ho fatto apposta. Senti, compra qualcosa. Certo che compro qualcosa. Avanti, si sbrighi. Senti, questo quanto costa? 50 cents. Ma questo è un cavolo che non vale un cavolo. Hai ragione. E questi pomodori? Vengono 25 cents. Senti questo cavolo, ci vediamo. Salve. No, aspetti un momento. Ma dove va? Non mi ha pagato i pomodori. Ti ho dato il cavolo al posto dei pomodori. Ma lei non mi ha pagato nemmeno il cavolo. Ma io non voglio il cavolo, voglio soltanto i pomodori. Sicuro? Un momento. Che ti prende? Ehi, quanto costa il cavolo? 50 cents. E i pomodori quanto vengono? Vengono 25 cents. 50 il cavolo, 25 i pomodori, 50 meno 25. Ma lui mi deve dare 25 cents, avanti, mi dai un quarto di dollaro. 50 cents, 25 cents. Un quarto di dollaro, certo. Io glieli do i 25 cents, ma c'è qualcosa che non mi convince in questo affare. Ecco, così va meglio. Ma quanto fai questo pomodoro? E lo butti, gliene do un altro. Ecco, bravo. Ci vediamo più tardi. Chi è stato che mi ha tirato in faccia un pomodoro? No, io non ho tirato niente, è stato Pinotto a lanciarlo. Non avevo mica intenzione di colpirti. Allora puoi spiegarmi come mai hai centrato proprio la mia faccia? Faccio provarci, se puoi. È una brava persona, gli spieghi com'è andata, vedrà che la capirà. Sto aspettando! Oggi, Mike, ti prego, conserva la calma. Vedi, Mike, qui dentro c'era un pomodoro marcio e io l'ho buttato via. Guarda, proprio come quest'altro, non vale niente da buttare via, vedi? Adesso basta! Qua sarai la notte in guardina! Aspetta un minuto, Mike! Ti prego, calmati, per favore, credimi, non volevo colpirti con i pomodori. Senti, ho un nuovo lavoro, il mio primo lavoro dopo tanto tempo. Stasera cucinerò, preparerò una cena dal signor Filz con nuove pentole e tegami. Sei invitato anche tu a cena, vuoi venire? Ah, mi stai invitando a una cena gratuita, vero? Sì. E dove sta l'imbroglio? Nessun imbroglio, Mike. Cucino con queste. Se la cena ti piacerà, me ne potrai comprare una serie. Allora, certi, verrai a cena. Una dimostrazione, D'accordo, affare fatto. Scusa. Vuole dei pomodori anche lei? Ma dove sei stato? Ho preparato tutto per farti cucinare la cena a casa del signor Filz. E mi sono fermato a comprare i pomodori. Dove hai preso questi orribili pomodori? Orribili? Non vedi che sono marci? Non puoi usarli. Che figure ci faresti? È possibile che tu non lo capisca? Ah, sei proprio incorreggibile. Guarda che roba hai comperato. Al primo pomodoro non ho dato importanza. Il secondo è stato un incidente, ma quest'ultimo è stato proprio di troppo. Aspetta un momento. Avrei dovuto prendere tutti questi pomodori e schiacciarteli sulla testa, cretino. Ma guarda che io non ti ho tirato nessun pomodoro. E invece sì, e come tu mi hai tirato un pomodoro in questo modo? Ma no, ma figurati, c'è io. Mi devi tirare i pomodori addosso. Ah, mi ha tirato un pomodoro in faccia, ma allora è un vizio, deve smettere di tirare i pomodori in faccia alla gente. Oh, aspetti un momento che le spiego, signor Bacicalupo. Pilotto non le ha tirato nessun pomodoro. E chi è stato? Beh, sono stato io. Se ora volete scusarmi. È stato lei a tirarlo. E lei che è un poliziotto, è così che dà il buon esempio. Ma io volevo fargli vedere come mi ha colpito. Avanti, sbrigati, abbiamo parecchie cose da fare. Gli ospiti potrebbero arrivare da un momento all'altro e bisogna far bene le cose se vuoi vendere quelle pentole. Non c'è niente da preoccuparsi, un libro di cucina fantastico. Prima di tutto preparerò l'oca, l'hai presa? Naturalmente, eccola.
Che ne dici, ti piace? Ma Gianni, quest'oca è ancora viva. Ma certo, i volatili sono vivi quando li compri. Tu sai cos'è un volatile, oh, vero? Sì, è uno che corre dietro la palla come Chiavistelli. E il battitore cerca di... Ma cosa c'entra il baseball? Portala in cucina e falle la festa. Cosa dovrei fare? Vai in cucina e falle la festa. Forza, fai presto. Portala di là. E cerca di sbrigarti. C'è sempre da discutere. Allora, signor Gianni, come procede la cena? Oh, benone, Pinotto è andato ora in cucina. Idiota, che cosa hai combinato? Mi hai detto di farle la festa, credo di aver fatto un bel lavoro, mi sembra felice. Che hai capito? Ho cucito un vestitino con la tovaglia del signor Fitz. Ma no, no, dovevi prepararla per il forno. Per il forno? Certamente. Stai scherzando? Devi uccidere l'oca e prepararla per il forno. Le devi toglierle le penne, la devi spennare. Vorresti che la spennassi dopo averla uccisa? Sì, ma conserva tutte le piume. Le più preziose sono quelle di dietro. Di dietro? Certo. Sono rare? Sicuro. Vuoi dire che il sotto è più prezioso del sopra? Certo, il prezzo comincia a salire lungo la sua schiena. Come faccio a salire lungo la sua schiena? Questa è un'oca grassaccia, ma come faccio a tenermi in piedi sulla sua schiena? Ma non è mica un cavallo, scusa. Di farti salire sulla sua schiena? Me l'hai detto tu, di salire sulla schiena. Io non lo farò mai. E allora adesso ti dico che puoi scendere. Come faccio a scendere dalla schiena dell'oca se non ci sono mai salito sopra in vita Senti, mia? Lo dice anche lei che è una stupidaggine. Cerchiamo di capirci. Quando parlavo di salire o scendere dall'oca, non mi riferivo a quello che hai capito tu. Non credo che tu le piaccia. Intendevo dire che la devi spennare. Certo, la devo procedendo spennare. Dall'alto in basso. Ma come posso procedere dall'alto in basso? Non intendo camminare su questo esserino. Ma non devi camminarle sopra. Ma lei si è stufata adesso. Stammi bene a sentire. Le piume di dietro sono più rare, perciò costano di più. Lo sai che non capisco di cosa parli, penne su, aspettate penne un momento, qua si sta perdendo tempo inutilmente. Ma quello che dice anche l'oca? Lei ha invitato un gruppo di gente simpatica qui a casa mia per fare una cena a base di oca arrostita. E l'avranno ad ogni costo, anche se dovessi uccidere quella bestia con le mie mani. Un momento, lo dico io. Aspettate che nessuno si azzardi a toccare una piuma del di dietro di quest'oca. Altrimenti dovrà fare i conti con me. Un momento, signor Fitz, mi permetta. Dalla me, ci penserò io a ucciderla. Non ti ci provare. Non pronunciare nemmeno per scherzo la parola uccidere. Potrei farti arrestare per omicidio. Un momento, aspettate. Omicidio, ho trovato. Pronto? Scarpias? Parla Sidney Fields, sì, ho un lavoretto che andrebbe bene per lei. La prego di scendere nel mio appartamento, l'aspettiamo con ansia, venga subito. Che significa questo? Oh, aspetta, vai a nasconderti e non fare nemmeno qua. Ecco, qui in cucina. Eccomi qui, ragazzi. Svelti, non ho tempo da perdere. Dov'è la vittima? È in cucina. No, lei non entrerà per ucciderla. Levati di mezzo, ragazzo. Senta, signore, le darò tutto quello che ho. Le darò il mio yo-yo, le darò i miei pattini, le darò la mia mazzata baseball, le darò anche la mia pistola. Non sbaglia un colpo, è di qualità. La prego, mi ascolti, non la uccido. Non ho mai rinunciato a un lavoro, finora. Che maniere, è un bruto. Alla smetta, che sciocco. Ehi! Dite un po', volete prendermi in giro? In cucina c'era soltanto quest'oca. Come faccio a uccidere se non c'è la vittima? Questa è la vittima. Sì, la volevamo uccidere per prepararla per la cena. Cosa? Volevate che uccidessi questa deliziosa creatura? Vuol dire che non lo farà? Non ci penso nemmeno. Oh. Io adoro le oche. Davvero? Una di loro mi salvò la vita. Sul serio? Sì. Una volta, quando ero ragazzino, stavo nuotando in un fiume. Per un malore improvviso stavo per annegare e un'oca mi afferrò e mi portò all'asciutto. Da allora adoro le oche. Ne ho anche una a casa. Davvero? Certo. Signor Scarpias, a me piace tanto quell'oca. Mi ci sono affezionato. Ma lei come la nutre, la sua ochetta? È semplice, ragazzo. Le do un paio di centesimi e si compra quello che vuole. È molto carino. A me piacerebbe fare così. Le vorrei darle un... Grazie infinite per aver salvato la vita alla mia occhina, signor Scarpias. Lei è un galantuomo. Se salva... Se uno di voi due mette le mani addosso a quell'animaletto, lo farò fuori senza pensarci. E lo farò gratis. Allora, amici... Volete ancora farle la festa? Sì? No, io nemmeno, no, signori, mi è venuta un'idea. Signor Pinotto, io ho un pollo nel frigorifero che conservavo per il pranzo di domenica prossima. Può preparare quel pollo arrosto e servirlo ai suoi ospiti. Che ne dici, eh? Signor Fields, signor Abbott, credo che tutti e due dobbiate delle scuse a quest'occhetta. Chiedetele perdono, su. Signora Occa, le facciamo le nostre scuse. Spero che accetti. Che occherella pazzerella.
Dove hai messo l'occa? Dov'è? Ora vedrai. Eufrasia? Vieni. Ma come? Sta attento a quell'occa e vedi che non le succeda niente. Vado ad aspettarti a casa. Signore e signori, ed anche voi bambini, forza, vi invito tutti a cena dal signor Filz. Venite. Entra. Senti, Gianni, mi è venuto in mente che potrei invitare anche Hillary a cena. Sì, ma cerca di sbrigarti e vedi di ritornare il più presto possibile. Senz'altro. Ciao, Pinotto. Ciao, Hillary. Sono venuto per invitarti a casa del signor Filz, dove darò una cena. Cucinerò io. Oh, con piacere, ma non mi avevi detto che sapevi cucinare. Oh, certo. La mattina quando mi alzo, mi faccio il caffè col pigiama. Oh, non con la caffettiera? Vabbè, Allora verrai a cena? Oh, come potrei mancare? Io adoro l'occa arrosto. Oh, non dirlo. Pinotto, sono felice d'accettare il tuo invito. Davvero? Sul serio. D'accordo. Indossare la caffettiera per preparare il caffè mi sembra una cosa un po' strana, però. Quando torna, Pinotto? Non so. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Siamo in 5. Oh, sapete, Hillary ha accettato, verrà a cena. Un'altra persona? Sì. Ah, bene, questo vuol dire che saremo in 6 a tavola. Io ho soltanto 5 posti. È un problema. Senta, signor Filz, quando ero bambino, se a casa mia mancavano i posti, sa cosa facevamo? Usavamo la sedia a tiro, ci penso io. Sarebbe perfetto. Oh, no, signor Gianni, nessuno si siederà sulla mia sedia a tiro. È una cosa semplicissima. La sistemiamo così, uno siede di là e uno di qua. E fanno 6 posti. Eh già. Bene, allora siamo tutti sistemati. Chi servirà a tavola? Servirò io stesso. Certo, e cucinerò anche la cena, signor Filz, con le tegami che venderò a tutti voi. Servirà a lei. Sono questi piatti? Sì, sono questi. Ma cosa fa? Sono un cioccoliere. Un cioccoliere. Ma piatti migliori. Ma non fare così, Pinotto. No, smetta, basta questa, farmi venire tutti i capelli bianchi. Faccia vedere, signor Filz, non c'è pericolo. Senta, lei certe volte... Le preparerò un'infornata di squisiti biscotti, dei deliziosi biscotti che si squagliano in bocca. Bene. Le piacciono? Oh, certo, li adoro. Le piacciono tipo bel bon? E come, le vado matto? Non mi sono mai riusciti. Lo lasci fare. Aspetti a vedere che cosa combina. Sono certo che ci farà una bella sorpresa. Io ne sono sicuro. Signor Filz, signor Filz, quale di quei cosi bianchi è il fornello? Oh, il fornello è quello che ha... Si gira... Vapori di qui! Sì. Se ne renda conto, quello è capace di mandare in rovina la mia è casa. È uno dei suoi soliti scherzi. Sì, certo. Sentite, ascoltatemi. Ci sono cose troppo complicate. Di là, cos'è questo? Come, cos'è questo? Un guantone da box. No, questo è un guanto per ritirare pantaloni dal fuoco. Pantaloni? Ha una presa più sicura. Ma che pantaloni! Non c'è speranza, è incorreggibile. Senti giù, togliti da quel tavolo, sbrigati. Stai a sentire, Eufrasia. Non vorrai fare la fine di quel pollo. Bisogna che tu stia tranquilla. Ti andrebbe una nuotata. Ecco, beh. Insomma, fai la doccia gratis, cosa vuoi? Ma sei proprio una monellaccia, stai buona lì, Eufrasia, stai buona lì. Ah, vediamo di organizzarci. Oh, eccoti qua. Per prima cosa mi serve una teglia. E come mi aspettavo? Acqua sporca. Attenti, Eufrasia. Cosa fai sporca? No. Ecco qua, acqua bella pulita. Ecco, da questo effetto. Eufrasia, vediamo un po'. Sì, qui. Eufrasia, smetti di brontolare. Allora, vediamo, il signor Filz ha detto che ti serve il sapone. Ma non fare la stupida. Lavati almeno le zampe. E con il sapone. Lo metto qui. Ecco il libro. Il signor Filz ha detto di preparare il pollo. Boh. Vediamo un po'. Qui ci dovrebbero essere tutte quante le istruzioni. Prendere un quarto di latte e poi unirvi un po' di pan grattato. Buone Eufrasia. Pan grattato. Ecco. Oh, anche il latte. Ci siamo! Pan grattato. E latte. Vuoi un po' di latte? Fai come le stelle del cinema, ci fanno il bagno loro. Così non gli viene la pelle tocca. Mescolare bene. Ecco fatto. Unire 4 dosi di lievito. Come dice? 4 dosi di lievito. Questo ghiaccio. Lievito tutti guai.
Ma guarda come tiene il lievito. Ma come si fa a cucinare in tanta confusione? Ah. Ci vuole ancora latte. E questo è finito. Senti, Eufrasia, posso prendere un po' del tuo? Ti dispiace? Oh, verrà un capolavoro. Ci leccheranno i baffi. I nostri ospiti arriveranno. Dovrebbero essere qui. Ah, eccoli, sono arrivati. Entrate, vi stavamo aspettando. Salve. Oh, buonasera, Hillary. Salve, vai. Signor Bacigalupo, vai. Salve, vai. Benvenuti. Prego, da questa parte. Grazie. Signor Bacigalupo, lei vada a sedersi lì vicino a Pinotto. E lei, signorina Hillary, dividerà con me la mia bella asse da stiro. Con vero piacere. Ma non si sieda ancora. Aspetti. Io vado in cucina a vedere come procedono le cose. Allora, come va il nostro chef? Che gliene pare? Ha un aspetto meraviglioso. Oh, sentirà il sapore. Bene, senta, non sarebbe il caso di fare prima un bel piatto di spaghetti? Signor Filz, un momento, aspetti che metta questo in forno, ah, una cosa sì, certo, per volta, no? Ecco, sfortunatamente ho soltanto due mani. Attento a non bruciarsi, Ecco, voleva un piatto di spaghetti. Mi piacciono, lei li sa fare? E dove li trovo? Venga, da questa parte. Eccoli qua. Sa come si preparano? Oh, sì. Aspetti un minuto. Oh, meno male che non me ne sono dimenticato. Questo è il formaggio ideale per la pasta asciutta. Un mio cugino me l'ha spedito espressamente per gli spaghetti da Palermo in Italia. Si tratta di autentico palermigiano. Lo osservi. Questo formaggio è vecchio quanto lei. Su, lo annusi. È più vecchio. È fantastico. Prima naturalmente lo deve grattugiare. Va bene, Pinotto? Poi lo mette su un piattino e così a tavola potremo spargerlo sugli spaghetti. Come vuole, d'accordo? Signor Fritz. Eufrasia, a te piacciono gli spaghetti? Se li vuoi, li do un piatto. Proviamo con questo guantone. Penso che funzionerà bene. Accidente, ho sbagliato mano. Ecco. Prima di buttarli nell'acqua, spezzarli in due. Ah! E io, Frasia. Dovevo togliere la scatola, è vero. Potevi dirmelo prima, però. Accidenti! Perché non me l'hai detto prima? Che ne so io? Adesso vedo. Non beccarmi! È un frase, smetti! Dila di fare la monella, capito? Il signor Filz vuole il palermigiano sugli spaghetti. Che cosa gli piace? Oh, piccinino, ecco. E ora la grattugia. E poi il palermigiano. Che profumino! Amici, assaggerete degli spaghetti eccezionali. Grazie. A te per prima, lei per seconda. Questo è un primo perché è il padrone di casa. E poi a te, Bacigalupo. Ecco, anche a te, Gianni. Non pensa mai. Oh, certo, certo, scherziamo. Ecco qui, Mike. Ora passiamo alla più bella sorpresa della serata. Questo è il formaggio che ha mandato lo zio del signor Filz. Arriva direttamente dall'Italia. Un formaggio squisito, assaggiatelo. Un po' per te, Mike. Ecco, un po' per Hillary. Grazie. E anche un po' per Bacigalupo. Oh, grazie. Gianni, credo che abbia qualche difficoltà con gli spaghetti. Ecco. Oh, ancora formaggio. Ancora formaggio? Su, andiamo, non sia così parsimonioso. Dopotutto si tratta del mio formaggio. Subito, se ne vuole. Avanti. Ancora, meta, fa crescere i peli sul petto, questo. Mi pare che ne ha più bisogno qui. Sembrerà più bello. Non ti vergogni, cosa fai? Perché ad aprire le mani? Non c'è la forchetta. Ma che forchetta, semmai la pinza. La vuoi smettere? Oh, Mike, una sfoltitina? Ecco,
Eccoci, continuate pure, eh? Ci vediamo! Lasciaci mangiare! Bacigalupo, gli spaghetti sono proprio in suo onore! Come scotta! Ah già, posso mettermi i guantoni? Vieni, 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 vieni! Ma cosa... Sono io un incapace, che ci avevo messo un pollo piccolo, guarda che cosa è diventato. Potresti anche darmi una zampa, no? Pinotto, che cosa diavolo stai combinando? Non posso lasciarti solo un attimo, ti metti subito nei guai. Ma sembra quasi che stia distruggendo la mia cucina. Eufrasia, forse ci ho messo troppe vitamine in questo pollo. Sei stata proprio brava, sai? E allora per premio ti meriti un pezzettino di pollo arrosto, il bocconcino ma qui c'era un pollo arrosto poco fa, ce l'ho messo io. Arrivare lassù. Cicaticcia. Che non ci sia altra scelta. Andiamo a vedere. Combinare un bel disastro. Come ti giustifichi? Ti vuoi comprare il libro di cucina? Ti cucino io, un giorno o l'altro. Ce l'ho sempre con me.